E continuando a girare per il Nautic Sud, siamo arrivati dove c'è Aquabat. Sono barche costruite in Sicilia ma rappresentate in maniera importante dalla Performance Mare, che qua insomma ha addirittura diversi stand dislocati di tutto il Nautic Sud, e con me c'è proprio Luisa Marinelli. Ecco, questa è la zona dedicata ad Aquabat, ma voi siete da sempre concessionari Yamaha, avete tutta la Zar, Lomac, cioè avete una serie di marchi importanti, Surmarine, no? E tra questi c'è Aquabat. Aquabat è un legame che è nato già diversi anni fa con la famiglia Marinelli. Diciamo che produce imbarcazioni a livello artigianale, e questo diciamo permette di realizzare imbarcazioni rispettando le esigenze dei diportisti, perché sono molto attenti ai dettagli. Sono barche sostanzialmente semplici, se vogliamo anche un po' spartane, però diciamo a noi piace completarle con un allestimento personalizzato. Quindi c'è un connubio che vede il cantiere Aquabat che produce le imbarcazioni, e voi poi fate un allestimento diciamo mirato proprio alla zona sul quale operate voi. Esattamente. Quest'anno abbiamo dedicato appunto uno stand a parte, come dicevi tu, proprio per l'Aquabat, e abbiamo portato tre modelli, due della linea Walkaround e poi diciamo il cavallo di battaglia dell'Aquabat, che è la Bahia. Che è questa Bahia 20 cabinata, in pochissimo spazio abbiamo veramente tutto lì. Sì. In soli 6 metri praticamente abbiamo una cabina con due posti letto, un ampio prendisole a prua ed una comoda dinette diciamo a poppa. Una coppia diciamo che può fare veramente una bella vacanza. Anche con un bambino direi, può fare una bella vacanza spendendo relativamente poco. Ecco, perché uno dei segreti di Aquabat è che in questa semplicità ma con questa eleganza, queste barche funzionalissime che hanno veramente la cultura un po' anche siciliana oltre che napoletana, perché qua c'è anche molta cultura siciliana, di andare per mare in semplicità con un prezzo che è vantaggiosissimo, perché abbiamo visto che insomma sono molto convenienti queste barche. Sì, si parte da prezzi veramente modesti che ripeto poi possono variare a seconda dell'allestimento che si fa. La Bahia per esempio può essere motorizzata anche col 40 cavalli senza patente, e quindi può essere accessibile appunto ad un ampio pubblico. Una barca che offre lo spazio anche della cabina per poter dormire in soli 6 metri, motorizzata con un 40 cavalli senza patente, già ci permette di andare per mare in maniera importante. Tranquillamente. Oltre alla Bahia poi quest'anno abbiamo portato la Walkaround Sport Infinity 20, che anche questa è 6,15 m praticamente, offre un piccolo rifugio sempre con due posti letto e con la possibilità di applicare un comodo WC all'interno. E sono barche diciamo che sfruttano bene gli spazi, perché come vedi hanno un comodo passaggio a prua, quindi diciamo consentono di vivere il mare in comodità. L'altro modello invece che abbiamo portato è la Walkaround 750, e qui diciamo si passa su, se vogliamo, su una fascia un po' più impegnativa, ma impegnativa in che senso? Come misura intendo, perché ha una cabina molto più comoda chiaramente, avendo sempre a disposizione due posti letto, un vano WC veramente comoda ad altezza d'uomo, e poi presenta una dinette con un ampio prendisole che all'occasione diventa anche diciamo una comoda seduta con tavolino. Offre già una serie di dotazioni incluse nella versione standard diciamo, come il vericello salpancora, l'attuatore elettrico per il gavone di poppa, il cuscinino disponibile sotto la seduta guida. E insomma bisogna attrezzarla veramente con poco altro per utilizzarla le nostre giornate di mare. Aquabat non sono solo tre modelli, ci dicevi sono 13 modelli, quindi c'è una vasta scelta. Sì, sono 13 modelli che si dividono sostanzialmente in 5 linee, due sono dedicate prevalentemente alla pesca e sono la linea Team e la linea Fish, e poi abbiamo le Open a partire dai 5 metri a salire, e poi c'è la linea Cruiser di cui abbiamo portato appunto la Bahia, ma c'è anche la 24, e poi c'è la linea Walkaround. Insomma, una linea importante, Aquabat appunto può soddisfare diverse esigenze partendo dal piccolo, arrivare poi a barche anche cabinate, quindi direi che è un marchio importante rappresentato da voi, Performance Mare, che qua sulla piazza di Napoli e tutta la campagna siete ormai una realtà importante che da tanti anni rappresenta un po' tutta la passione di andare per mare, non soltanto con Aquabat ma con tante soluzioni che proponete sul mercato, a partire proprio dai motori Yamaha che ci avete nel cuore. Sì, Yamaha è una collaborazione che è nata relativamente pochi anni fa, ma che stiamo portando avanti veramente con passione, perché che dire, un marchio. Motori che danno soddisfazione. Motori che danno soddisfazione, per cui diciamo porteremo avanti a testa alta questa sfida. Bene, noi ringraziamo Luisa e continuiamo il nostro giro al Nautic Sud. Ciao. Grazie, Luisa. Ciao Piras.